Ufficialmente un incidente di mare, un peschereccio in Rosinella disperso a 7 miglia dalla costa di Gaeta, nel sud del Lazio, è avvistato da un rover sottomarino della Guardia Costiera a 62 metri di profondità. A bordo tre uomini, il capitano Giulio Oliviero di Ercolano e due marinai tunisini, padre e figlio, Khalifa e Saif Eddin Sassi. Le certezze finiscono qui perché per il resto la vicenda è avvolta dal mistero. Non c'era mare grosso la sera del 19 aprile, quando il peschereccio sparì in una cala di solito tranquilla. Eppure nessuno ha avuto il tempo di premere un pulsante per dare il Mayday, né di usare la radio, di salire sulla scialuppa di salvataggio. Ancora, il rover ha avvistato la barca ma non i corpi. Abbastanza di che mettere in subbuglio l'intera marineria italiana, ormai stato di agitazione. Noi ci auguriamo di avere rapide risposte ed evitare quindi che queste manifestazioni nell'ambito dei porti italiani possa poi degenerare. Sul caso indaga la procura di Cassino, ma ci sarà da attendere ancora giorni prima che un'equipe di sobbozzatori possa scendere fino a Rosinella per cercare le vittime. Troppo tempo, secondo la moglie del capitano Oliviero. Se aspettiamo un altro poco non troviamo né i corpi né la barca più, perché è di legno. E io devo vivere e guardare in faccia negli occhi i miei figli e dire che ho fatto tutto quello che potevo, possibile e immaginabile, per dargli una spiegazione alla morte del padre. Il sospetto dei familiari, insomma, che Rosinella sia affondato per altre ragioni, magari sia stato speronato. Dubbi che senza il relitto e senza i cadaveri sono destinati a rimanere tali.